Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate questo countdown che era iniziato circa 30 giorni fa nel sito di Parrot, che è finito un paio di giorni fa? Quindi alla fine del countdown è arrivata la presentazione del nuovo prodotto di casa Parrot. Ovviamente si pensava sarebbe stato un Bebop 3, invece no. Parrot ha sorpreso tutti presentando un nuovo prodotto e soprattutto un prodotto innovativo, soprattutto per casa Parrot. Quindi un prodotto che Parrot non aveva nel suo catalogo, è un prodotto secondo me con delle potenzialità enormi e poi a dirla tutta, Parrot è l'unica azienda che ha presentato un drone che potrà competere con il Mavic, perché di tutti gli altri, Evo di Autel Robotic, è stato presentato mesi e mesi fa, ma però sul mercato tuttora non c'è, quindi se invece parliamo di Valkyra Vitus 320, quello sì è uscito, ma ha un aborto tremendo, quindi diciamo che DJI nei droni pieghevoli non ha mai avuto rivali. Forse questa è la prima volta che avrà un rivale serio, perché comunque l'azienda è un'azienda seria, che ha sempre prodotto prodotti di qualità. Vi ricordate, e penso che tutti avete un mini drone Parrot, già da questo si capiva e si intuiva comunque la qualità dei prodotti Parrot, perché già questo, che comunque diciamo è il predecessore del Tello, se vogliamo, era già un prodotto fatto con delle qualità, diciamo, non, chiamiamole così, cinesi, ma era un prodotto comunque, si vedeva che aveva dei materiali e delle comunque prestazioni da prodotto curato. Quindi anche in questo caso si presume che Parrot con questo drone voglia spalleggiare alla pari con DJI, anche se comunque dal punto di vista del mercato sarà dura, perché spalleggiare con DJI, che ha un mercato credo del 90% sui droni pieghevoli, la vedo molto molto dura. Però se il prodotto vale quanto fanno vedere nel sito, sarà sicuramente un possibile rivale per DJI e per il Mavic. Quindi proviamo a dare un'occhiata adesso alle caratteristiche di Parrot, perché il prodotto tuttora sarà disponibile dal 1° di luglio. Quindi adesso lo si può ordinare, però lo riceverete solo il 1° di luglio. Anche su Amazon è già disponibile il preordine. Quindi adesso diamo un'occhiata veloce al prodotto. Il nuovo drone di casa Parrot si chiama Anafi ed è secondo me un prodotto che ha delle cose innovative che sicuramente lo portano ad un livello alto nella categoria droni. Allora, partiamo dalla fotocamera, che secondo me ha una cosa molto figa, che è la possibilità di inclinare la fotocamera anche verso l'alto. Praticamente la fotocamera si inclina 90 gradi verso il basso, ma anche 90 gradi verso l'alto. Quindi secondo me è una cosa nuova e molto molto figa. Il drone è pieghevole, si chiude, diventa molto molto piccolo, qua leggete si piega in 3 secondi e devo dire che veramente è piccolo, perché se guardiamo le foto quando il drone è in mano ad un ragazzo, vedete che è veramente piccolo. Dopo quando la trovo la faccio vedere. Una cosa che ha la fotocamera, che veramente merita, è che oltre il discorso dell'inclinazione a 180 gradi, cioè 90 gradi sopra, 90 gradi sotto, è la possibilità anche di zoomare direttamente dal drone. Praticamente dal drone abbiamo un 2,8x di zoom direttamente dal drone, e qua c'è scritto senza perdita di qualità. Quindi secondo me la cosa è molto interessante, del poter zoomare stando lontani dall'azione, chiamiamola così, o dal soggetto che vogliamo riprendere, quindi stando più in sicurezza. I video sono in 4K HDR, anche questa è una novità, perché comunque i 4K HDR nei droni non sono una cosa comune. Il sensore è un 21 megapixel di Sony, quindi sicuramente un sensore di altissima qualità. La lunghezza focale è di 26 mm, equivalente a 35 mm, quindi anche questa secondo me è ottima. Adesso andiamo a vedere l'altra cosa interessante di questo drone, che lo rende comunque un drone competitor del Mavic, che è la portabilità. Quindi vedete che il drone
in mano al ragazzo ha dimensioni veramente veramente ridotte, pesa solo 320 grammi e anche questo è il peso, una qualità che lo rende un competitor di DJI, nel senso che 320 grammi è più o meno il peso dello Spark, però questo a differenza dello Spark si chiude come un Mavic Air, quindi abbiamo un drone molto piccolo e molto leggero, la struttura rinforzata con fibra di carbonio, quindi per ottenere ovviamente un drone con queste caratteristiche si è dovuto usare materiali rinforzati con la fibra di carbonio. Ovviamente per avere un drone così leggero ma anche resistente, ovviamente i materiali sono la cosa più importante. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima riguardo la fotocamera è che ha il gimbal stabilizzato su tre assi, quindi anche questa è una novità per quanto riguarda casa Parrot, nel senso che fino adesso Parrot non aveva un gimbal, aveva una telecamera che funzionava benissimo ma era stabilizzata elettronicamente. In questo caso ha un gimbal stabilizzato su tre assi, però sono tre assi, due meccanici, il terzo asse è stabilizzato elettronicamente, però guardando i video fa riprese veramente eccezionali, almeno sulla carta. Una cosa che ha veramente figa secondo me questo nuovo drone di Parrot è la batteria, perché ha una batteria che dura 25 minuti, già questo è una cosa molto molto buona se la paragoniamo al Mavic Air, che ovviamente ha una batteria dichiarata di 21, qua è dichiarata di 25, quindi togliendo i minuti che poi non sono reali perché nell'utilizzo vero non sono mai né 21, probabilmente neanche 25, però ha più minuti in teoria del Mavic Air. Però un'altra cosa che ha è che la batteria è una batteria 2S e ha la presa di tipo C. Questa batteria la si può ricaricare con qualsiasi power bank che noi abbiamo in casa, cioè i classici power bank che adoperiamo per ricaricare i nostri cellulari, quali possiamo utilizzare, quindi non dobbiamo prendere un power bank come nel caso del Mavic Air che abbia la presa AC e 60 watt di potenza per poter caricare le batterie del Mavic, ma possiamo usare i power bank che abbiamo normalmente, quindi questa secondo me è una cosa fighissima. Un'altra cosa secondo me che ha, che poi è dichiarata da Parrot anche, è il discorso che è molto molto silenzioso, a differenza del Mavic Air che fa un rumore esagerato rispetto poi alle sue dimensioni, questo in teoria è silenziosissimo. Beh, in effetti poi se andiamo a vedere anche le eliche, in effetti non passano sopra alla scocca del drone, mentre il problema del Mavic Air è che le eliche passano sopra la scocca del drone e creano questa turbolenza che crea questo rumore. In questo caso invece le eliche, se vedete, sono molto molto piccole e non passano sopra alla scocca del drone, quindi dovrebbe essere molto molto silenzioso. Un'altra cosa dichiarata da Parrot è la resistenza ai venti. Secondo Parrot questo drone può resistere a venti di oltre 50 km orari e questo è una cosa quasi strabiliante, perché comunque il Mavic Air se non sbaglio è dichiarato DJI per 20 a 30 km orari e pesa di più di questo Anafi di casa Parrot. Qua parliamo di un drone di 320 grammi che resiste a 20 di oltre 50 km orari, quindi una cosa allucinante, se è vera è una cosa veramente spettacolare. Poi un'altra cosa che ha comunque che non è male è la velocità, comunque raggiunge velocità di 55 km orari in modalità sport, che anche questa è una cosa che non è male, non è alla pari del Mavic Air, ma secondo me su droni di questo tipo sono nati per fare riprese video, non per fare gare di velocità, quindi anche 55 km orari è una gran velocità. Poi la distanza, dovrebbe raggiungere la distanza di 4 km, cioè il radiocomando e il drone riusciranno ad avere una distanza fra di loro di circa 4 km in campo libero, con tutte ovviamente con tutte le condizioni perfette, comunque anche qua tantissimi chilometri di distanza. Ha una doppia banda da 2,4 e 5,8 GHz ovviamente come anche i prodotti DJI, e poi ha ovviamente tutte le funzioni che ormai si trovano in tutti i droni di alto livello, cioè return to home, dei voli prestabiliti con riprese boomerang e via dicendo, queste riprese automatiche, ne ha 4 mi sembra anche questo. Poi ha il trova il mio drone, ovviamente nel caso dovesse cadere da qualche parte anche qua c'è la possibilità di andare a recuperarlo, come comunque per i droni DJI.
Una cosa che ho trovato che non so perché non ci sia, se per il discorso del peso, nel senso di avere un peso così ridotto, ovviamente non si è potuto fare questo, cioè avere i sensori anticollisione davanti e dietro e sotto, ovviamente qua di sensore di anticollisione non ne parla, quindi suppongo che non ci siano perché non sono mai descritti da nessuna parte, quindi non so se non si è voluto metterli perché per il discorso del peso, per non andare a per stare su un peso così basso o per altri motivi, non lo so, comunque in questo drone non ci sono, perlomeno quelli davanti, quelli dietro, quelli sotto penso di sì, perché comunque anche per il discorso dell'atterraggio penso li debba avere, però davanti e dietro come il Mavic Air qua non ci sono. Un'altra novità di Parrot ovviamente è il controller, cioè il radiocomando, che in questo caso è stato completamente disegnato rispetto al Bebop, è proprio tutto un altro controller, secondo me molto semplice, molto minimal, ma veramente bello ed elegante, soprattutto diciamo il sistema di apertura che ha, dove si inserisce poi lo smartphone, secondo me è molto molto intelligente e è molto curata la cosa, nel senso che quando è chiuso praticamente non esiste niente, quando si apre c'è un bel supporto davanti, come preferisco io rispetto al che a me non piace tanto, quello del DJI, che il telefono rimane sotto pari al radiocomando. In questo caso invece è sopra con l'inclinazione, secondo me non male, anche le antenne che si aprono praticamente insieme al supporto, quindi quando si apre il supporto per il radiocomando si apre anche questa mega antennona che c'è sopra, e secondo me questo è veramente veramente interessante. L'applicazione si chiama FreeFlight 6, ovviamente anche l'applicazione è un'applicazione totalmente nuova, non è quella del Bebop, quindi anche questa è un'altra novità di casa Parrot. Poi vabbè, ci sono un sacco di effetti, vedete questo effetto in cui il soggetto in prima persona è a fuoco, tutto il resto sfuoca. Molto figa secondo me questa funzione che ha già di serie il drone, o queste nuove funzioni, lo slow motion o l'hyperlapse, anche queste novità per casa Parrot. Ovviamente come i droni DJI, ma anche come altri, ha la funzione follow me, cioè di seguirci. Ovviamente l'unica cosa che non ho capito a riguardo del discorso follow me è il discorso che adesso, se lo trovo, vi faccio vedere. Non la trovo più, non so dove cacchio è finita. Comunque c'era la spiegazione del follow me, cioè in cui spiegava il seguire il soggetto e via dicendo. Una cosa che mi ha fatto un po' specie è che una delle due opzioni che c'erano disponibili, o meglio che ci saranno disponibili nell'applicazione FreeFly 6, uno dei due follow me, adesso non mi ricordo quale, aveva l'asterisco, quindi sono andato a leggere cos'era l'asterisco: acquisti in app. E questo un po' mi ha fatto specie, nel senso che se io acquisto un drone da 700 euro, perché devo avere un acquisto in app? Boh. Cioè, anche se solo mi chiedono un euro, per dire, adesso non so se quell'opzione dell'applicazione costerà un euro, 10 euro, 20 euro, non ho idea, però anche se solo mi dovessero chiedere un euro, cioè veramente non lo capisco, perché comunque sto pagando un drone 700 euro, quindi boh, quella cosa lì mi ha lasciato un po' specie. Adesso non la trovo più, ma era all'interno del sito qua della Parrot. Non trovo più dov'è la pagina, quindi adesso andiamo un attimo nella pagina delle caratteristiche. Che è questa. Comunque vedete che il drone è veramente veramente piccolo e compattissimo. È molto interessante come il funzionamento, secondo me, della piegatura dei braccetti, che secondo me è anche questa è una cosa studiata di brutto, nel senso che comunque non copia nessuno e hanno fatto una cosa nuova e secondo me molto figa. Vedete che la batteria è una batteria lipo da 2700 mAh e il tempo di ricarica è di 1 ora e 45 minuti, e come vi dicevo prima è ricaricabile da qualsiasi power bank. Vabbè, qua sono le caratteristiche del telecomando, okay, che pesa 386 grammi, e la risoluzione video, cioè quello che vediamo nello smartphone, è un HD da 720p. Poi il comparto tecnico a livello fotografico è questo, e secondo me è veramente veramente ottimo. Comunque registra 4K fino a 30 fps o in full HD fino a 60 fps, e il bitrate è di 100 mbps. Poi la cosa figa è anche questo zoom, ovviamente, che senza perdita di qualità, uno zoom fino a 2,8x in full HD,
e le schede SD supportate sono le micro SD fino a 64 GB di classe 11, ovviamente, che ovviamente più sono veloci meglio è, per, soprattutto per il 4K. Quindi ragazzi, questo è quello che si vede adesso nel sito di Parrot, perché il prodotto ovviamente è solo in preordine, sarà disponibile, come vi dicevo prima, dal 1 luglio, costa 699,90 €, cioè 700 €. È secondo me il primo drone veramente che potrà rivaleggiare con i Mavic, però secondo me qua l'unica pecca, a parte il discorso tecnico o meno, comunque, perché comunque ha secondo me delle cose meglio del Mavic Air, cioè il discorso tipo della batteria che dura di più, o il discorso della batteria che si può ricaricare con un power bank, però ha delle cose anche negative, nel senso non ha i sensori anticollisione, e questo vabbè, non è una cosa da poco, soprattutto su un drone da questo prezzo. E un altro limite che ha è l'altezza, nel senso che è bloccato a 150 metri di altezza, che potrebbe a qualcuno non fregargliene niente, però se paragonato a un Mavic Air, che l'altezza si può farla volare fino a 500 metri, nel senso è comunque una cosa inferiore che ha. E un'altra cosa che non comprendo tanto è il prezzo, nel senso che per rivaleggiare con DJI, ok, sì, devi dare un prodotto a pari livello, ma devi dare anche un prodotto che costa secondo me meno, perché adesso se uno si trova lì a dire devo comprare un drone, devo spendere 700 €, le caratteristiche di questo mi piacciono, però anche quelle di questo mi piacciono, questo però è un DJI, cosa compro? A pari prezzo compro un DJI. È un po' lo stesso discorso dei telefoni, nel senso che se vuoi competere con gli iPhone devi dare un prodotto a livello simile che costa meno, perché se tu vendi un iPhone a 1000 € e proponi un qualsiasi telefono a 1000 € di qualsiasi altra marca, nel 99% dei casi la gente compra l'iPhone, ok? Se invece lo stesso prodotto, o meglio, vendi un prodotto simile che costa meno, uno valuta e poi magari la gente, per risparmiare magari 200-300 € compra l'altro telefono. Qua dovrebbe essere più o meno la stessa cosa, e a pari prezzo non so quante possibilità abbia Parrot di conquistare il mercato. Boh. Comunque ragazzi, queste sono le mie considerazioni per parlare di questo nuovo prodotto e di fare una veloce comparazione con il Mavic Air, perché è quello che ho io ovviamente, ma è anche quello che adesso è il drone del momento, in attesa che esca il Mavic Pro, ma questo penso che sia più un competitor del Mavic Air che del Mavic Pro, perché ovviamente il Mavic Pro avrà comunque una fascia di prezzo molto più alta, delle caratteristiche nettamente superiori a questo, ma anche al Mavic Air, quindi questo diciamo che secondo me è il competitor del Mavic Air. Quindi ragazzi, se come al solito questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!